Ultimamente, grazie a un colpo di fortuna, la mia vita era cambiata velocemente, ma non mi ero soffermato troppo a pensarci. Quando però cominciai a confrontarmi con gli amici di Eleanor, mi resi conto che non sapevo nulla, che ero vuoto, intellettualmente parlando, una tabula rasa. Pensate che non avevo neppure idea di chi fosse Cromwell. Non sapevo niente di zoologia, geologia, astronomia, lingue, matematica o fisica. La maggior parte dei ragazzi con cui ero cresciuto aveva lasciato la scuola a 16 anni e adesso lavorava nelle assicurazioni o faceva il meccanico o dirigeva il reparto elettrodomestici di un grande magazzino. Anch'io avevo lasciato il college senza pensarci due volte, malgrado i consigli di mio padre. In periferia, farsi una cultura era considerato un extra e certo non sembrava valere lo sforzo. Era più importante cominciare a lavorare presto. Adesso però mi trovavo tra persone che scrivevano libri con la stessa naturalezza con cui noi giocavamo a calcio. Quello che mi faceva rabbia e che me li faceva odiare, e con loro me stesso, erano la loro sicurezza e cultura, la disinvoltura con cui parlavano d'arte, di teatro, di viaggio o di architettura, e poi le lingue che conoscevano e i vocaboli che usavano, il loro muoversi a proprio agio in ogni campo del sapere. Tutto questo rappresentava un patrimonio insostituibile, di valore inestimabile. A scuola ci avevano insegnato un po' di francese, ma chiunque si sforzasse a pronunciare correttamente una parola veniva sommerso dalle risate. Durante una gita a Calais avevamo assalito un francese dietro un ristorante. Grazie alla nostra ignoranza ci sentivamo superiori ai ragazzi delle scuole private, con le loro uniformi vomitevoli, le cartelle di pelle e mamma e papà che li venivano a prendere in macchina. Noi sì che eravamo uomini. Disturbavamo durante le lezioni, eravamo dei duri e non portavamo cartelle effeminate, dato che non facevamo mai compiti a casa. Eravamo orgogliosi di non conoscere altro che i nomi dei calciatori famosi, dei componenti dei complessi e i versi di I'm the Walrus. Poveri idioti, che ignoranti! Perché non avevamo capito che ci stavamo serenamente condannando a non poter essere niente di meglio che dei semplici meccanici per tutta la vita? Perché non ce ne eravamo resi conto? Per la gente che frequentava Eleanor, le parole difficili e le idee sofisticate erano nell'aria stessa che respiravano sin dalla nascita, e quel linguaggio era moneta che ti permetteva di avere il meglio che il mondo potesse offrire. Ma per noi non poteva essere che una seconda lingua acquisita con sforzo. Così, mentre avrei potuto raccontare a Eleanor della volta che ero stato scopato dal danese di schiena pelosa, lasciavo invece il passo alle sue storie, che si ricollegavano a un universo superiore. Mi sembrava che il mio passato non fosse abbastanza importante, che non avesse la stessa consistenza del suo, e lo gettavo via. Non parlavo mai di mamma e papà o della periferia, anche se le avevo raccontato di Charlie. Ma Charlie era famoso, e una volta, mentre stavo parlando, mi si strozzò la voce in gola quando lei commentò che avevo un accento proprio carino. Quale accento, riuscì a balbettare? Il modo in cui parli è fantastico. Ma perché? Come parlo? Mi guardò spazientita, come se stessi facendo lo stupido, finché non si accorse che ero serissimo. Hai un accento molto comune, Karim. Vieni dal sud di Londra e quello è il tuo modo di parlare. È simile al Cockney, solo meno rozzo. Non è poi così strano, anche se naturalmente è diverso dal mio. Naturalmente. In quel momento decisi che avrei perso il mio accento. Qualunque fosse, doveva sparire. Avrei parlato come lei. Non era difficile. Avrei detto addio al mio mondo. Dovevo farlo se volevo progredire. Non che rimpiangessi il passato e non avevo rinunciato alle avventure e ai sogni che avevo immaginato quella notte nel bagno di Eva a Becknam durante la mia epifania. Ma mi rendevo conto che cominciavo ad avventurarmi in acque profonde. Dopo il bacio, mentre stavo in piedi nella stanza buia a guardare fuori dalla finestra, mi si piegarono le ginocchia. Eleanor, la supplicai, non ce la faccio a pedalare fino a casa. Mi sembra di non sentirmi più le gambe. Lei disse dolcemente, non posso dormire con te stasera, tesoro. Sono troppo confusa.
Non puoi immaginare quanto. È come se la mia testa fosse altrove ed è piena di voci, canzoni e pensieri neri. E poi sono un impegno troppo grosso per te, lo sai perché, vero? No, dimmelo. Si girò. Un'altra volta, oppure chiedilo a qualcuno. Sono certa che saranno felici di dirtelo, Karim. Sulla porta mi diede il bacio della buonanotte. Non mi dispiaceva andarmene. Sapevo che l'avrei rivista ogni giorno. Quando finimmo di trovare i personaggi che volevamo portare in scena, Pike ce li fece presentare al resto del gruppo. Eleanor era un'aristocratica inglese sessantenne che era cresciuta in India e si sentiva parte della grandezza inglese, ma che adesso stava declinando insieme a questa per diventare, con sua somma costernazione, sessualmente curiosa, proprio come l'Inghilterra. Eleanor fu brillante. Quando recitava, non aveva più quei gesti di insicurezza come giocare coi capelli e diventava calmissima, attirandoci con la magica sua voce bassa e aggiungendo solo quel leggero tocco satirico sufficiente a lasciarsi incerti sul suo atteggiamento nei confronti del personaggio. Terminò tra l'entusiasmo generale e manifestazioni d'affetto teatrali. Quindi venne il mio turno. Mi alzai e feci Anwar. Era un monologo in cui raccontavo chi era e com'era, seguito da un'imitazione di lui che impazzava per le strade. Non feci fatica a calarmi nel personaggio. Avevo provato tanto con Eleanor e pensavo che il mio lavoro fosse buono quanto quello del resto del gruppo. Per la prima volta non mi sembrava di arrancare dietro agli altri. Dopo l'intervallo per il tè, ci sedemmo a discutere i vari personaggi. Per qualche motivo, forse perché aveva un'aria perplessa, Pike chiese a Tracy: «Perché non ci dici cosa ne pensi del personaggio di Karim?» In effetti, sebbene esitasse, si vedeva chiaramente che Tracy aveva un'opinione ben precisa. Era una ragazza seria e piena di dignità, non aveva quell'aria snob che assumevano i ragazzi borghesi quando si sentivano attori. Tracy era una persona degna di rispetto, nel senso più decoroso della parola. Sincera, semplice e gentile, si vestiva come una segretaria. Però aveva la tendenza a prendere un po' troppo a cuore le cose. Si tormentava sul senso da dare alla sua vita di donna di colore. Sembrava sempre timida e a disagio. Quasi cercasse di fare del suo meglio per scomparire dalla stanza pur senza abbandonarla materialmente. Una volta però che la vidi a una festa di soli negri, mi parve una persona completamente diversa, estroversa, appassionata e scatenata sulla pista da ballo. Era stata allevata dalla madre che faceva la donna delle pulizie. Per una strana coincidenza, una mattina che ci allenavamo nel parco, vedemmo sua madre che puliva le scale di una casa vicina al teatro di prova. Pike l'aveva invitata a parlarci durante la pausa di colazione. Tra essi di solito parlava poco così. Quando cominciò a discutere il mio Anwar, gli altri si limitarono ad ascoltare senza intervenire. La questione improvvisamente era diventata un affare interno tra minoranze etniche. «Due sole cose, Karim», cominciò rivolta a me. «Innanzitutto mi disturba lo sciopero della fame di Anwar. Quello che sottintende mi ferisce. Dico sul serio. Non sono sicura che dovremmo portarlo in scena». «Davvero? Sì», si rivolgeva a me, come se tutto quello che mi mancava fosse solo un po' di buon senso.